mia amica Valentina e adesso siamo in stazione a Bologna e sta arrivando il nostro treno. Perché dove stiamo andando, Vale? A Milano. A Milano. Andiamo a Milano. E lei è la mia amica e insegnava con me italiano in Corea. È tornata. Ma non vi illudete, non c'è un posto da insegnare l'italiano, l'ho già sostituito, quindi non chiedetemelo. E stiamo andando in Milano a incontrare i nostri ex studenti. Vediamo se sanno parlare italiano adesso o no. Non, secondo me oggi parleremo in coreano tutto il giorno, ma sono dettagli. Saliamo sul treno. Siamo in treno e ovviamente ho lato senza finestrino. Ma se vuoi essere più sfigato, io cosa riprendo, mo? Il negozio coreano, che si è rivelato essere l'unico negozio coreano di Milano che conosco, che è sempre verde qua, e effettivamente sì, c'è tanta roba lì. Andiamo a esplorare. Volevamo fare i video dentro, ma ci hanno detto che non si può, però si può fare il video da fuori e quindi ve lo faccio vedere da fuori. Sono molto, molto gentili, molto carini e i prezzi sono abbastanza buoni per essere un negozio asiatico coreano di importazione, quindi se siete a Milano e non lo conoscete, che ne dubito fortemente, o se passate da Milano e non siete di Milano, potete venire qua a fare le vostre spese coreane. Adesso noi andiamo a mangiare, credo, non so dove. Allora, visto che abbiamo deciso di far finta di essere in Corea, stiamo andando a mangiare coreano a pranzo e poi anche a cena. E stiamo andando al Miga a pranzo. E intanto chiediamo se la cucina è ancora aperta. Siamo riusciti ad arrivare in tempo a quanto pare. Abbiamo ordinato tutto sopra in qua. Speriamo che si fa. È arrivato il cibo. Io ho ordinato tipo sokogi kimchi pokkum, questo bibimbap, insomma, con la carne di manzo e i kimchi. Qua abbiamo diversi banchan. E invece la Valle ha ordinato il con la gochujang, madonna. Adesso proviamo ad assaggiare questo kimchi pokkum. Sokogi. Hai già dimenticato il coreano, bap. Attenzione. No, è proprio questo. Piccantissimo. Rosso, rossissimo. È buono? Buono. È piccante. E non costa neanche tanto, perché è un po'. Vabbè, per Italia, 11 euro in teoria la conti. Rispetto all'altro posto che dice Venimini va a 16. Già. Se volete una cosa a pranzo coreana non troppo expensive, venite al Miga. Si chiama Miga, vero? Sì. Allora. Yes. Siamo nutrite. Era molto piccante. Però era buono. Adesso andiamo a recuperare la nostra prima studentessa e poi non so dove andremo perché sta cominciando a piovere. Che bello. Da Salagno. Abbiamo trovato Da Sal. Abbiamo trovato Da Sal. Da Sal, di ciao. Ciao, presentati. Fai vedere che parli italiano. Da Sal non parlo. Italiano, Deo. Italiano, Deo. Italiano, comunque intanto andiamo in centro. Visto che oggi è la giornata, siamo in Corea, stiamo giustamente andando a Caffè Spascucci. Eccolo là, il semaforo è rosso, aspettiamo. Io ho ordinato un mocha chip frappo.
che ho già bevuto nell'ascensore, quindi non è completamente pieno. La Sola ha preso un latte macchiato molto italiano. Sono arrivati quasi tutti e ovviamente, come avevo previsto, stanno tutti parlando in coreano. Ciao Jessie. Ciao Nyeong. E abbiamo finito il nostro momento a Pascozzi e adesso stiamo andando a fare aperitivo. E quasi tutti che ha appena scoperto. Elisa, perché ti nascondi? Sti coreani sono tutti timidi. Michele, vieni qua. Saluta Michele. In italiano? Ciao. No, allora Michele era bravissimo in italiano, non è che è dimenticato, mo. Ho dimenticato, però no. Sto studiando italiano. Bravissimo, sì. Michele. E dove stiamo andando, Michele? Ah? Dove stiamo andando? Adesso Garibaldi? Sì, sì, a fare aperitivo. Sì. Aperitivo? Non è cena? No, no, è aperitivo, è apericena. Okay. Come diciamo noi italiani. Quindi praticamente andiamo a bere. Okay. E quindi vedremo come andrà a finire la sera. Che carini sono tutti sti coreani, shy. Allora, la gente di Milano non sa dove andare. La nostra amica Jessie ci ha fatto sbagliare il cambio. Tutta colpa sua. Quindi adesso dobbiamo prendere la metro nell'altra direzione e tornare su di là. Aninde, che da un quarto! Sinciao, ego, psa! Non si era sbagliato, era la fermata dopo! Finalmente siamo dalla parte giusta. Secondo me, entro la fine dell'aperitivo, riusciamo ad arrivare a casa. E improvvisamente siamo in Provenza. Ah, ne sei tutta! Lavanda Gianna? Wow. Ciao! Ragazzi, quanto costerà un appartamento qua? Nel posto dove vive Fedez? Un culo? Chissà quanto costa un culo? Quanto è quotato un culo? C'è un'altra coreana posta italiana tra di noi. Chi sei? Monica. Monica. E siamo finiti in un bar super mega fighetto. Siamo dietro per tutti quelli di Milano a Isola. Isola, il bosco vegetale, il palazzo, sì, dove sta Fedez. E stiamo per bere due Gordon, che sono due cocktail con gin, la fragola e il lime. Quindi la situazione al momento è questa. Monica, gente che si fa selfie. Coppietta che parla. Ragazza con sguardo perso nel vuoto. Jessie al telefono. Di là parlano di cose molto interessanti. Una persona è sparita. Allora, noi abbiamo ordinato questo cocktail perché c'erano le fragole. E senza contare che se le erano dimenticate, ci hanno portato la bellezza di una fragola. Non sarà un po' troppo? A me fa anche tipo il gin. Cioè, non sarà un po' troppo una fragola? Cin cin! In 450 persone non ce la faremo mai! Mi ha toccata una! Piove, piove, la gatta non si muove, vaffanculo la pioggia, stiamo andando a Porta Garibaldi perché ci hanno cacciato, perché a Milano gli aperitivi si fanno su prenotazione, c'è soltanto 8 ore per farli, allora, poi te ne devi andare! Fermi. E quindi insomma stiamo andando verso un altro posto. Vediamo. In realtà Bora vuole comprare il soju, quindi stiamo andando a comprare il soju. Se lo troviamo. Vorrei far notare al mondo come i coreani mangiano l'hamburger. Con coltello e forchetta. Ebbene sì ragazzi. Con coltello e forchetta. Quindi è risaputo che mangiare l'hamburger con coltello e forchetta rende l'hamburger più saporito e giusto. E anche io e la Vale adesso ordineremo un hamburger o mangeremo con coltello e forchetta. Abbiamo deciso di ordinare un hamburger. Un hamburger svedese, a quanto pare. Che adesso verrà tagliato a metà da Valentina. Ora sì! Com'è il panino? Alzo! Alzo! Che panino è? È un hamburger classico. Ma mica c'era una bandiera?
svedese sopra? Certo, perché è un hamburger classico della Svezia. Ok. Non lo sapevo, sai. Sono gli hamburger di renna classici della Svezia. La birra non ha zuccheri, però ha tanti carboidrati. Quanto 7 fette di pane? Va bene, non ho problema. Eh? No, quanta birra? La birra nel mondo? Una birra media a 7 per bere. Però mi sa che proprio me la ordino. Sì, però ragazzi, una birra media è fatta con 7 fette di pane. Non è fatta con 7 fette di pane, è fatta con luppolo. La birra è un'altra cosa, che è fatta con l'orzo che fa il pane, quindi è fatta con 7 fette di pane. Stiamo andando ad assistere ad una finale di calcetto. Team donne, Borella, Valentina, team uomini, hanno già comunque perdenti, dimmi. Hanno già perso 8-2. Ok, 8-2 persone. No. Io è finito. Ok, stiamo per fare giochi coreani illegalmente in un posto dove in realtà non si possono fare. Abbiamo nascosto la bottiglia sotto il tavolo. No, veramente qua è qua. In mezzo alle gambe, Valentina. Valentina, cosa hai in mezzo alle gambe? Ancora no. No, aveva. Audio mi faceva fare all'inizio. Non è ancora il momento. Cazzo vai. Forti. No, già, hai rovinato tutto, però non sei ancora staccato. Ci aveva un cazzo in realtà. Quindi un po' beve lei e un po' beve da Sol, perché bevono quelli ai lati. Allora adesso faremo la versione 3 e 9, dove non puoi dire il 3, il 6 e il 9 nel gioco. E visto, allora gli italiani lo diranno in coreano, mentre i coreani dovranno dire i numeri in italiano. Samyukku, Samyukku. 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 34, 25, 29. Ah, c'è una storia buona, molto buona, c'è una. Sono le 3:30, non so se mi sentite. Ciao, sono milanese. Sono milanese. Sono più milanese di me sicuro. Stiamo andando in stazione perché io e la Vale, che bella voce che ho. Abbiamo la metro. Ciao, sono Seul. Abbiamo il treno alle 5:35. E quindi stiamo andando in stazione. Prima o poi ci arriveremo. La mia voce se n'è andata. Siamo arrivati in stazione centrale. Nonostante abbiamo sbagliato.
Oddio, oddio, oddio. Siamo rimasti in 7. 7 persone. Sono le 4:30. Allora, credevo di avere le allucinazioni. Invece il Burger King è aperto, ragazzi. E si entra in stazione a Milano alle 4:20. Mi sembra un'ora molto consona per entrare in stazione. Spero che là dentro ci sia caldo perché c'è molto freddo, nonostante sia soltanto il 15 settembre, 16. Oggi è 16. Il treno è fra un'ora. E queste sante persone sono state con noi fino a quest'ora. No, veramente. Cioè, parliamone. Viva, molto annoiati della mia. Viva i coreani. Il Burger King era chiuso. Siamo qua a freddo ad aspettare. Io ho fame e ho freddo, ragazzi. Ho fame e freddo, manca ancora aspetta. Un'ora, qualcuno mi salvi, venite a salvare e portatemi del cibo. È finalmente uscita la nostra piattaforma, che non è quella 9 e 3 quarti di Harry Potter, ma è il numero 16. Quindi speriamo che il treno ci sia, così andiamo al caldo. E per questa notte di fuoco direi che abbiamo dato. Speriamo di arrivare a Bologna, non addormentarci, non arrivare a Napoli. Il che potrebbe succedere, io ho puntato la sveglia, però non si sa mai. Annyeonghae. E quindi qua da Milano e persi tra i coreani a Milano. È tutto, ci vediamo al prossimo video. Se questo video vi è piaciuto mettete like, se vi piace sul blog, su Instagram, su Twitter, su Facebook. Il blog l'ho detto, va bene. E sono stanca, ragazzi, però bello, facciamolo di nuovo. No, adios, ciao.